Candide è un'opera molto particolare perché è infatti una commedia musicale. Bernstein, lui stesso, non sapeva come chiamarlo, ha chiamato opera comique, comedy musicale, commedia con musica, e poi più tardi, dopo le produzioni di Broadway, ha rilavorato tante volte questo, facendo una versione più grande per le opera houses, con un'orchestrazione più grande, con un'orchestra ancora più grande di quello che si trova a Broadway. Ma lo spirito di questo ouvrage, è una commedia musicale, senz'altro ci sono tanti dialoghi parlati fra i canzoni, fra i coro, e soprattutto un satiro. Satiro si dice? Leonard Bernstein, nato a Lawrence in Massachusetts il 25 agosto 1918 da una famiglia ebrea, è stato il primo compositore americano a ottenere successo mondiale. Fu autore, pianista, direttore d'orchestra, didatta, personaggio televisivo, scrittore. Bernstein si riassume nel titolo di un suo famoso saggio, La gioia della musica. La sua carriera sul podio iniziò nel novembre 1943, con una sostituzione di Bruno Walter, malato. Fu un immediato successo. Divenuto famoso come direttore musicale dell'Orchestra Filarmonica di New York, come direttore ospite delle principali orchestre mondiali e come compositore del musical West Side Story, Bernstein scrisse 3 sinfonie, 2 opere, 5 spettacoli musicali per il teatro e numerosi altri titoli. Durante gli anni 60 acquisì grande popolarità negli Stati Uniti grazie alla serie di concerti per i giovani Young People's Concerts per la televisione pubblica statunitense. Le idee politiche di Bernstein tendevano decisamente a sinistra, ma contrariamente a molti suoi contemporanei non venne inserito nella lista nera negli anni 50. Nei tardi anni 60 e nei primi anni 70 diede concerti benefici per le Pantere Nere e si oppose pubblicamente alla guerra del Vietnam. Quando venne a Vienna e alla Scala, alla fine degli anni 70, per un indimenticabile Fidelio di Beethoven, il pubblico interruppe la rappresentazione dopo la sua Leonora III per tributargli un vero trionfo. Personale di Bernstein fu segnata dall'angoscia di sentirsi considerato un grande direttore, ma un discusso compositore, ma anche dal difficile, per molti versi straordinario, rapporto che ebbe con la donna che aveva sposato, nonostante la sua non nascosta omosessualità. Bernstein morì il 14 ottobre 1990, 5 giorni dopo essersi ritirato dalla scena. Il giorno del suo funerale, mentre il corteo procedeva per le strade di Manhattan,
Gli operai si toglievano il cappello e salutavano dicendo: arrivederci, Lenin. Parlare di Bernstein alla Scala è un po' come parlare di un musicista di casa, perché pochi forse ricordano che fu Milano a credere per prima nel 35enne Bernstein direttore, che fece il suo primo concerto ai Pomeriggi Musicali grazie a un impresario privato, Remigio Paone, e sulla base di questo evidente successo, comunque buona impressione che fece sul pubblico e sull'ambiente musicale milanese, si conquistò il diritto pochi anni dopo, debuttò nel 1950, di arrivare alla Scala come direttore d'opera, non prima comunque di aver fatto la sua apparizione come pianista e direttore nel 9° concerto sinfonico, e pochi giorni dopo saliva sul podio della Scala per dirigere la Callas, che aveva incontrato e che aveva fatto meravigliosa impressione, ovviamente, così come Visconti del resto. Quindi nell'arco del 1950-53 Milano lancia, si può dire, Bernstein nel vecchio mondo come interprete, per quanto giovane ma comunque molto apprezzato, ed è un interprete, un direttore che comunque è già compositore, perché nel 1944 era già andata in scena On the Town, aveva già scritto la sua prima sinfonia, Geremia, e si preparava nel 50 a comporre The Age of Anxiety, che è la sua seconda sinfonia e diciamo una di quelle declinazioni del concerto per pianoforte e orchestra che poi avrebbe preso nome di sinfonia in termine molto allargato, in forma che ormai, dopo Mahler, significava tutto. Bernstein quindi, fin dall'inizio, è già questo, è il compositore di grandi forme che derivano da Ives e da Mahler soprattutto, ed è anche il compositore che può entrare a Broadway con songs di successo, quindi sulla scia di Gershwin e di Cole Porter. Bernstein sceglierà la forma piccola, conclusa, la forma canzone come luogo privilegiato di espressione e come mezzo veloce di espressione, senza rinunciare dalla parte e dal filone che gli viene come grande interprete di Mahler, come mahleriano eccellente. E il filone che gli viene nella composizione grande, che avrà secondo me degli esiti sempre di alto livello e diciamo con un picco particolare in Mass, grande composizione in onore di John Kennedy, in cui diciamo c'è una summa di tutto quello che era stato l'affaticarsi sulle grandi sinfonie di Mahler, di cui lui realmente fin dai primi anni 50 è stato interprete, quando ancora
poche orchestre, molte non l'avevano mai conosciuto, non l'avevano mai eseguito, e poche l'avevano realmente in repertorio. Tra queste, nemmeno i Wiener Philharmoniker, che subito dopo la Seconda Guerra Mondiale non avevano tutte le sinfonie di Mahler in repertorio. Le portò lo Yankee Bernstein. Ho conosciuto Bernstein nell'82, ero alla Scala da 11 anni e Bernstein è tornato qui con tre concerti in stagione sinfonica. Abbiamo suonato Sinfonia dei Salmi e Saga della Primavera. Proprio nell'82 poi nacque la Filarmonica della Scala e io ebbi i primi contatti con lui. E tornò nel 84 e facemmo un programma per noi, per la stagione nostra, e il giorno dopo un programma per Amnesty International, perché la moglie di Bernstein era un membro importante della sezione americana di Amnesty International. Quindi tornò nell'84 e quindi nel giro di 2 anni ho avuto modo di vedere 2 volte questo musicista che io ho trovato straordinario. Poi naturalmente sono diventato un suo grande fan, pur non avendo più il tempo di frequentarlo, quindi ho visto tantissimi video eccetera, però il poterlo frequentare direttamente in quelle 2 occasioni così importanti, con 2 programmi così importanti, è stato per me proprio illuminante, perché mi vengono in mente tantissime cose della sua personalità. Per esempio, nel primo concerto che facemmo in Saga della Primavera lui dirigeva, non so poi come mai, perché non era un uomo senza tecnica direttoriale, però lui dirigeva la versione Kusevinsky, cioè quella versione facilitata dove, anziché esserci tutti i tempi composti, 7 ottavi, 2 ottave, è tutto ridotto in 3/4 e 4/4. Risultato: quello che a lui sembrava di fare per facilitare l'esecuzione in realtà la complicava moltissimo, perché per noi è stata una gran fatica, essendo abituati in un certo modo, dirigerla con un direttore che dirigeva contro l'orchestra. Io avevo un po' questa impressione. Devo dire la verità, le prime volte ho chiuso gli occhi e non ho guardato il direttore, perché poi, come si sa, sacra è una cosa che si suona col ventre, no? Una volta che entra il ritmo è talmente viscerale il ritmo che la si suona così. Però mi ricordo questo particolare e mi ricordo che nella seconda invece sua venuta qui nell'84 abbiamo colto un'occasione maleriana importante con lui, perché per noi era dal punto, come maleriano aveva un tocco di genio e poi un'appartenenza culturale straordinaria. Abbiamo fatto la quarta di Mahler e l'abbiamo fatta nella versione con la voce di soprano interpretata da una voce bianca di un bambino dei Telsnecknaben Chor, per cui il tutto è risultato estremamente angelico. So che ce n'erano 2 di bambini provati e poi alla fine è stato scelto uno, abbiamo fatto questa esecuzione. Io mi ricordo in quell'occasione del secondo concerto, quando è salito qui sul podio e si è girato verso il teatro ed era realmente commosso, e
e ha ricordato Medea e la Callas, quando lui venne tanti anni prima, negli anni 50, e diresse Medea con la Callas qui. E mi ricordo che proprio girandosi verso lo spazio della scala ha citato la Callas e la Medea ed era proprio commovente a vedersi. Devo dire era anche ridicolo, perché lui era commosso, ma aveva un paio di jeans americani ed un certo un cinturone, quelli con le borchie così, magliettina da marinaio. Avete presente i gondolieri a Venezia? Ecco, più o meno era messo così. L'uomo era così, no? Aveva le sue intimità, le sue grandi sofferenze, che anche allora mi diceva, no? La sofferenza dell'essere giudicato un compositore troppo leggero, no? Non, specialmente in quelle epoche, no? E invece di essere giudicato un grande direttore. E d'altronde le sue sofferenze le ha avute anche, per esempio, quando è andato a Vienna la prima volta invitato, e i viennesi di fronte al Mahler diretto da lui sono partiti dicendo: quest'uomo dirige la musica classica come dirigere la musica leggera. Invece poi si sono accorti che dietro quel modo di dirigere c'erano dei contenuti straordinari, erano contenuti di immediatezza giovanile, di recepire la musica come musica, quindi senza costumi sacerdotali, per quello che è. Io credo che Mozart la intendesse così. Ecco, lui dirigeva Mozart come avesse diretto una canzonetta, e Mozart aveva scritto tante canzonette, no, la sua epoca. Per cui questa semplificazione, però con una base culturale, una sedimentazione di nozioni di musica così forte come Bernstein, creava una combinazione che ha conquistato, per esempio, subito anche Vienna. Tre sol e un mi bemolle. Che cosa sono questi tre sol e questo mi bemolle? Tre crome e una minima. Sono talmente suggestive e cariche di significato che ne può nascere un intero movimento sinfonico. Conosciamo bene le battute d'apertura della quinta sinfonia e ne conosciamo anche la risposta. Questa frase, per esempio, è molto simmetrica. In altre parole, in qualsiasi modo vada la mano destra, la mano sinistra la segue, proprio come una scimmia. Risulta troppo statica. Sembra che non voglia andare da nessuna parte. E questo è fatale all'inizio di un viaggio, specialmente di un viaggio sinfonico. Non sembra esserci, come nella prima versione, quel senso di mistero e di promessa sussurrante di cose che verranno. Questa invece è differente. Vi è una vera eccitazione e corpo. È sempre approvando o rigettando, nella costante ricerca della perfezione, il principio dell'ineluttabilità. Questa è la chiave, la sola chiave che abbiamo per il mistero di un grande artista, che per ragioni sconosciute a chiunque, anche a lui stesso, dedicherà tutta la sua vita e le sue energie affinché una nota segua l'altra nota, nella più completa ineluttabilità. Sembra uno strano modo di spendere la propria vita. Ma non è così strano se pensiamo che il compositore, così facendo, ci lascia alla fine con la sensazione che nel mondo ci sia qualcosa di giusto, come una verifica. C'è qualcosa che segue le proprie leggi, costantemente. C'è qualcosa a cui credere che non ci lascerà mai. La storia di Candide potrebbe, senza timore esagerare, essere definita un ingranaggio narrativo ad alto coefficiente pirotecnico. Infatti, catapultato in ogni angolo del globo, l'ingenuo Candide si ritrova ad affrontare, suo malgrado o di buon grado, un numero incredibile di disavventure, ma ne esce sempre in qualche maniera, sostenuto da una buona dose di fortuna, senz'altro, ma anche dalla fede cieca in quella che è la sua convinzione talismano, vale a dire quella di pensare che il mondo in cui ci troviamo è il migliore dei mondi possibili. Dunque la vicenda, se di vicenda si può parlare, visto questo arrembaggio di vicissitudini, parte in Vestfalia, dove il giovane Candide
si trova presso il barone Thunderbolt-Tronk. Egli ne scappa, viene cacciato dal castello per essere stato scoperto da Sara, la bellissima figlia del barone Cunegonda, ma in questa maniera si salva dallo sterminio che è suscitato dall'invasione degli invasori bulgari che ha sede nel castello. Quindi il Candide fugge e si rifugia in Olanda, nella permissiva Olanda, dove incontra il vecchio dottor Pangloss, che è costretto a mendicare e si ritrova in uno stato di povertà. Insieme, accolti da un buon anabattista, vengono imbarcati su una nave verso Lisbona. Ma ovviamente le storie non finiscono qui, anzi sono appena iniziate. La nave affonda davanti alla città proprio mentre il terremoto la sta radendo al suolo. I due si salvano, l'anabattista muore, i due si salvano ma non sfuggono alle maglie della Grande Inquisizione. Pangloss viene impiccato, o pseudo impiccato, poi si vedrà, mentre Candide se la cava con poche frustate e ripara a Parigi. A Parigi ritrova Cunegonda, che nel frattempo è sfuggita anch'essa alla sede del castello, è praticamente diventata la concubina di un mercante e di un cardinale. Ritrovando la sua amata, Candide ovviamente viene sorpreso nell'appartamento di Cunegonda dai due e quindi non può fare altro che cosa? Che ucciderli a questo punto, e deve fuggire e riparare a Cadice insieme a Cunegonda e alla mezzana, alla servitrice. Arrivato a Cadice, i tre sono derubati di tutto, quindi così, senza più niente in tasca, devono cercare di risolvere i loro guai, e questi vengono risolti dal meticcio Cacambo, che spaccia il Candide per un ufficiale di ventura e lo imbarca verso le Americhe per andare a proteggere i gesuiti, a loro volta minacciati dai missionari protestanti. Giunti a Buenos Aires, nel palazzo del governatore, i tre ritrovano, anzi quattro perché Cacambo si è unito a loro, ritrovano anche il fratello Massimiliano, fratello di Cunegonda, figlio del barone, e anche Paquette, l'altra servitrice del castello, che ora sono diventati schiavi e sono alle dipendenze del governatore. Il governatore si invaghisce della giovane Cunegonda e ne vorrebbe far diventare sua schiava, ma ella non è schiava, quindi in qualche maniera, promettendole un matrimonio fasullo, se ne ingrazia i favori e ne diviene l'amante. Candide però va verso le foreste sudamericane, perché il suo dovere di soldato lo chiama. Dopo poco tempo, Candide e il fedele Cacambo incontrano sotto le spoglie di un padre superiore e di una madre superiore Paquette e Massimiliano. E quindi parlano di Cunegonda, gli ribadisce il suo amore, ma il Massimiliano, assalito dall'antica arroganza aristocratica, praticamente sfida Candide, e Candide non resta altro che ucciderlo e continuare a fuggire. Con Cacambo si ritrovano quindi nel mitico Eldorado, dove si vorrebbe che restassero, ma Candide non ne vuole sentire, gli vuole la sua Cunegonda, per cui, omaggiato di un gregge di mentoni d'oro, fa ritorno verso le acque dell'oceano per imbarcarsi verso Venezia. Ovviamente il gregge si perde lungo la strada e dei mentoni d'oro solo due ne rimangono. Uno viene usato da Cacambo per contrattare, se vogliamo così, la libertà di Cunegonda, mentre l'altro viene usato da Candide per conquistare, per comprare la nave che lo porterà fino a Venezia, dove avverrà l'incontro con l'amata. La nave, manco a dirlo, fa naufragio in poco tempo, ma Candide si salva e in mezzo alle acque dell'oceano vede una zattera che porta a bordo 5 re deposti ed anche un vecchio schiavo denutrito e stremato che riconosce essere il vecchio Pangloss, che non si sa come era sfuggito all'impiccagione della Santa Inquisizione. Giunti quindi in qualche maniera a Venezia, i re, che nel frattempo avevano fatto voto di umiltà se mai si fossero salvati, appunto di condurre vita umile e devota, in realtà appena sbarcati se ne fuggono al casino, ed anche Candide e Pangloss li seguono, dove nel frattempo si ha sia la figura di Massimiliano, che in realtà si credeva fosse morto ma non lo era, è diventato il tenutario del casino, e Paquette, e Cunegonda sono diventate due, diciamo, impiegate, vale a dire due prostitute d'alto bordo del casino. Quando Pangloss poi vince una grossa somma al tavolo, chiama le due donne, solo allora si rivela la loro vera identità, vale a dire se sono Paquette e l'amata Cunegonda. E a questo punto Candide ha un moto di stizza e si chiude in un muto silenzio. Questo muto silenzio però è destinato a poca cosa, in quanto poi, rassegnati all'idea che le cose poi vanno come devono andare, tutta la loro compagnia prende un terreno nei pressi di Venezia e si rifugia qui, ancora a mugugnare, ancora a brontolare, ma in realtà ad accettare le cose per quello che sono.
Quando io ho ricevuto l'invitazione di fare questo primo per il Teatro du Châtelet a Parigi, e dove Voltaire è una figura nazionale di un'importanza enorme, e era la prima volta che questo era presentato a Parigi. Allora, studiando questo, con tutti i cambiamenti che ci sono arrivati a questo, mi sono detto, nel libro di Voltaire tutti gli avvenimenti e lui che si diverta enormemente, si può sentire Voltaire ridendo quando si legge il libro, quando uno legge il libro. Le riferimenti sono per Voltaire molto moderni e mi sono detto che forse facendo un satiro, lasciando tutti gli avvenimenti nel 700, è difficile per il pubblico di divertirsi. Allora ho avuto l'idea di fare questo Candide nell'epoca, cominciando nell'epoca in cui Bernstein e Hellman l'hanno cominciato, negli anni 50, perché il libro si chiama Candide ou l'optimisme. Io ho pensato all'ottimismo dell'America perché Hellman e Bernstein volevano fare un criticare la loro società dell'America degli anni 50. Adesso, 50 anni più tardi, un po' come Candide perde finalmente il suo ottimismo, io ho l'impressione che qualche parte nel mondo c'è un'attitudine un po' diversa vis-à-vis questo ottimismo per The American Way of Life. Allora ho voluto fare un po' un parallelo. Nel Voltaire si viaggia un po' dappertutto in Europa e poi dopo alla metà Candide è obbligato di fuggire e va nel Nuovo Mondo, che Voltaire è l'America del Sud, per trovare El Dorado. Io ho fatto una geografia un po' tipo brechtiano, che è un non senso totale. Loro vanno via dall'America e che si ritrovano dopo un lungo viaggio ritornato in America. È un scherzo. Allora, è molto divertente perché io trovo questo divertente perché è fatto con un spirito di celebrazione, perché Voltaire ha questa capacità di fare un gesto con il dito ma con un gran sorriso, dicendo che la vita così è la vita, che noi gli umani sono così, abbiamo i nostri problemi, e soprattutto c'era questa filosofia che Voltaire ha trovato ridicolo di Leibniz, è il base del libro, questo filosofo che tutto è nel migliore del mondo possibile e tutto che c'è deve essere riconosciuto come una bene perché tutto che c'è vengo da Dio. Allora Voltaire, che non era per niente qualcuno che credeva a Dio, era molto arrabbiato dopo il terremoto di Lisboa in cui c'erano tanti morti, e ha cominciato a scrivere Candide per dire quello che pensava lui sul ridicolo di questa filosofia. Prendendo gli anni 50 come base di questa produzione, ci siamo detti che gli anni 50 erano anzi l'inizio del
sull'ottimismo of consumer goods e abbiamo preso come simbolo il television set, il televisore. Perché era cosa nuova in questa epoca e rappresentava era veramente una cosa buona. Adesso l'attitudine verso la televisione è un po' diverso, ma la cosa che mi piace, che io ho trovato giusto con questo come simbolo, è che oggi noi in televisione, anzi un modo di passare, abbiamo alla televisione tutti i disastri sulla terra che si può cambiare, si può vedere delle gente che muoiono, delle bombe, delle guerre, terremoti, esplosioni, with the zapping. E perché in Candide si cambia molto velocemente da un posto all'altro, così mi sembrava giusto. E così abbiamo Voltaire come narrator, nella sua costume 700, che è arrivato così e che parla del suo spettacolo che lui presenta come a television show. Mi sia permesso di presentare stasera una versione, come si può dire, piuttosto singolare del mio ultimo libro, Candide, ovvero l'ottimismo. La nostra vicenda inizia dalla più importante delle case della Vestfalia. Importante perché aveva una porta, delle finestre e perché era bianca. Forse può darsi che le gente dimenticano che Voltaire Candide di Voltaire era un libro politicamente molto implicato e che Bernstein, nel tutto sua rabbia di quello che delle ingiustizie che c'erano nel suo paese, ma c'è un messaggio e questo messaggio che alla fine del libro di Voltaire, con queste famose ultime 5-6 parole, dopo tutto quello che è successo, quando dice Candide che ha finalmente imparato qualcosa e dice a Pangloss, quando Pangloss provi ancora una volta di provare che tutto quello che è successo è una buona cosa perché adesso Candide ha capito tutto grazie a tutto quello che è successo grazie a Dio, e Candide interrupts him e dice Pangloss, forse è vero, ma mais il faut cultiver notre jardin. Si deve coltivare il nostro giardino, e ci sono tante pagine scritte che vuol dire esattamente questo. Ma io penso per Bernstein c'era la responsabilità di ognuno di noi, che noi possiamo forse contribuire a cambiare il nostro mondo se ognuno prende la responsabilità sua e non lasciare gli altri fare delle cose, che dobbiamo essere svegliati e responsabili.
la prima versione di Candide ha visto il giorno in 1956 a Broadway, non era un successo. Hellman era più tardi molto furiosa con Bernstein e ha ritirato il suo libretto e lui ha ricominciato con d'altri. E alla fine, per le parole delle canzoni, abbiamo tanti scrittori, c'è Richard Wilbur, c'è Dorothy Parker, la famosa, molto divertente, il giovane Stephen Sondheim, John Latouche, poi più tardi per il nuovo libretto, testi parlati, Hugh Wheeler, che ha fatto due o tre versioni. Nella versione del 1974 Hugh Wheeler ha avuto l'idea di introdurre Voltaire come carattere. E più tardi, nel 1988-89, Bernstein ha lavorato con Wheeler su un'edizione per la Scottish Opera. E questa versione, io, insieme con Ian Burton, il mio drammaturgo, noi abbiamo adattato questa versione per essere la versione che si vede oggi alla Scala. Candide nasce da due eventi spaventosi, i massacri della guerra dei sette anni e il terremoto di Lisbona, o le catastrofi provocate dalla religione, non sono delle meno gravi e servono di base per un racconto che solo apparentemente conduce il povero Candide attraverso tutti gli orrori, appunto guerra, terremoto, viaggi, ruberie, saccheggi, ma lo conduce attraverso tutte le illogicissime risposte che l'uomo, con l'aiuto di una malintesa provvidenza e con l'aiuto di soldati e preti, riesce a provocare. È il testo del relativismo. Oggigiorno si parla di relativismo, se io devo trovare un testo che calzi perfettamente in questa dimensione, cioè in una dimensione in cui non esiste più fede, non esiste più dogma, anzi la fede e il dogma diventano al limite delle strategie pericolose o indecifrabili, all'interno di questo il relativismo cos'è? Il relativismo è trovare rifugio in una situazione protetta, senza valori. No, i valori sono quelli di qualsiasi buon uomo che si guadagna la vita con la propria terra o facendo lavorare gli altri. I valori sono i valori minimi dell'umanità e soprattutto questa dimensione che Candide impara solo tardivamente dalla vita, che bisogna rifugiarsi in una sorta di accettazione prudente, non furba, di quello che ci circonda, trovando un rifugio. Il rifugio è il tema così enfatizzato a livello musicale, teatrale, in quant'altre chiavi, che è quello del giardino. La musica di Bernstein per Candide è un miracolo per l'opera, ma non c'è un'opera e non c'è un musical anche. È come una miscela, è un cocktail, uno specchio di Bernstein. Bernstein, lui non è solamente un direttore d'orchestra, non solo un compositore, non solo un pianista, professore, è tutto, tutto. E la musica di Bernstein, Candide, è come Bernstein, come un cocktail,
con la musica seriosa, classica, e la musica popolare, e la musica di un musical, e musica di burlesque o cabaret, tutto insieme per un spettacolo come Candide. Ma Candide è anche molto differente con, come altra, gli altre opere. La musica di Candide è seriosa naturalmente, ma come fare un l'occhiolino come questa? È un satira. Ho studiato con Bernstein, io conosco la personalità di Bernstein. Ci sono molte referenze nella musica di Candide, per esempio Mussorgsky, Tchaikovsky, Beethoven, Prokofiev, e anche la satira è un'idea politica, naturalmente, ma anche con la musica. Le cantanti Cunegonda e Candide come le cantanti lirica, ma tutto insieme è possibile per la musica nuova, la musica seriosa, la musica popolare è una forma nuova, e prima Candide, prima West Side Story, e naturalmente West Side Story è un gran successo per la musica di Bernstein, ma Candide era un experiment per Bernstein e anche un messaggio politico, satirico. Bernstein, fra i compositori del 20th century, era un uomo molto implicato politicamente, e la libertà degli uomini era importante per lui, anzi che cosa voleva dire essere americano. La canzone della vecchia, I'm Easily Assimilated, parla anzi del fatto che lei ha, nella sua storia ha parlato che hanno mangiato, lei aveva un po' di suo corpo che era mangiato dai soldati, scritto di Voltaire. So, assimilated è un gioco di parole, se è facilmente assimilato come cibo, lei, ma soprattutto parla del fatto che lei è facilmente assimilato nel società americano. I am so easily assimilated.
Bernstein ha sempre segnato comunque questa verve, questa capacità di comunicare e di creare, di scegliere come autore delle forme immediate ma arricchite dal patrimonio culturale, con la coscienza, come lui stesso diceva, che in fondo qualunque cosa io scriva ha a che fare con il teatro.